Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Qual è un futuro, per esempio, un argomento per le web radio che potresti consigliare? A parte che tu dici che bisogna usare la creatività e quella... No, ma quello che dicevo prima, ovvero andare fuori, uscire, andare per strada. Qui, insomma, voi da dove trasmettete? Che città? Allora, immaginate, Roma e Bari, basta uscire di casa e avete mille argomenti, cioè dai turisti alle cose meravigliose. Gli alberghi? Gli alberghi. Le camere d'albergo? Le camere d'albergo pure, insomma, quello che volete. No, è veramente... c'è solo la... come dire, la varietà di una scelta infinita che potete giocare come volete. E la creatività ci deve essere sempre. Sempre, sempre, quella al primo posto non deve mai mancare. Senza limiti, perché se non ce li mettiamo noi, i limiti. Come immagini la radio per quelli nati dopo il 2000? Beh, sicuramente... Tu sei dopo il 2000 nel Senato? Sì, certo, molto dopo il 2000. È una radio bella, distribuita su piattaforme tante e diverse, ma con sempre un contenuto audio al suo interno e alla base, per cui quello. E la radio è donna anche? Sicuramente, la radio è donna, la femminile, radio, poi maschile, no, è femminile. Vabbè, è tutta una confusione, grazie tantissimo. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.